Allora, ciao amici delle rane, sono Andrea, in arte Populus. Questo fruscio che sentite in sottofondo è il Brenta. Mamma, che bello! Sono a Bassano del Grappa in questo momento, quindi sto molto bene, è uno dei miei posti preferiti. E, dunque, sono qui per parlare di Demone. Demone è un pezzo collaborativo che ho scritto assieme a Vergo, mio amico, e è stata un'esperienza abbastanza strana, perché di solito non faccio pezzi cantati e tantomeno non faccio pezzi cantati in italiano, quindi già questa cosa era un po' strana, soprattutto perché non era cantato in spagnolo, visto che le ultime cose erano tutte così latine. Però ecco, Vergo diciamo che nel panorama musicale italiano mi sembrava quello più affine, no? A un certo mondo latin, e da quando l'avevo visto a X Factor avevo da subito pensato che mi sarebbe piaciuto collaborare con lui, no? E abbiamo fatto questo pezzo che è un po' una novità sia per quanto riguarda il mio sound, ma soprattutto per quanto riguarda il suo sound, essendo un cantante che fino adesso ha fatto produzioni per lo più reggaeton, molto slow. Questo pezzo va a 150 bpm, quindi diciamo che è una cosa un po' strana, diversa. E parla di un amore tossico, bene o male tutti abbiamo affrontato almeno una volta nella vita questa situazione in cui ci si affeziona, ci si innamora di una persona che comunque ti fa stare più male che bene, e quindi il demone di cui si parla nel pezzo è proprio l'amore tossico. Vergo era negli studi di X Factor quando mi aveva chiamato, perché aveva parlato con col suo team, e al suo team aveva espresso il desiderio di farsi scrivere un inedito da me. Quindi lui mi ha chiamato e io ricordo ancora, stavo facendo tipo brunch domenicale, erano le 12, mi chiama Vergo, mi fa: ciao, sono Vergo, ti chiamo da X Factor e mi piacerebbe tantissimo che tu scrivessi un inedito da presentare qui a X Factor. E tu: senti amico, ma ne sei proprio sicuro di questa cosa, perché ti eliminano tipo in un nanosecondo se ci scrivo l'inedito? E per cui da quel momento, ovviamente l'inedito non è stato scritto, non si è concretizzato per fortuna sua, e quindi nulla, e da quel momento in avanti abbiamo cominciato a ipotizzare questa collaborazione, sognare questa collaborazione, e quindi boh, eccola qua, fatta qualche mese dopo. Cosa mi porterà questo 2022? Beh, sicuramente un esaurimento nervoso e poi tanta paura. Nonna, ragazzi, io ho paura della natura ormai. E cosa ci porterà? Sì, a parte probabilmente un tornado in montagna, e sto scrivendo un sacco di musica per altre persone, quindi questa cosa è per me strana. Sto facendo una colonna sonora per un film argentino e una colonna sonora assieme a Matilde Davoli per un documentario di Sky che uscirà a gennaio, e la colonna sonora di uno spettacolo teatrale di Nicky Vendola. Mi fa ridere sta cosa, però è tutto vero. E poi non lo so, va, direi che ne abbiamo già abbastanza di robe da fare, quindi questo. Cosa succede? Succede che mi viene in mente l'idea, ma in realtà erano anni che ci pensavo, di fare un disco ambient, e per cui il lockdown e il confinamento è stata davvero la giusta scusa per scriverlo finalmente, perché non avevo mai tempo, né soprattutto non avevo mai il mood giusto per realizzarlo.
Per cui è stato un bellissimo esperimento, finalmente me lo sono levato dai coglioni, per cui adesso mi concentrerò su altro e non credo di portarlo in giro. Ho fatto qualche data con un istruttore di yoga, ma è un format troppo complesso da portare, per cui al limite spero soltanto di trovare dei miliardari che ci ospiteranno nelle loro case stupende in cui poter fare queste lezioni di yoga sonorizzate da me. Scrivetemi, commentate, commentate.